Ben ritrovati ragazzi, tutorial su Domenica Lunatica, una di quelle canzoni di Vasco Rossi che io ascolto sempre molto volentieri e oggi vediamo come suonarla. Ho preso spunto dalla versione da studio, quindi la versione dell'album Liberi Liberi. Primo album dove non troviamo la Steve Rogers Band ad accompagnare Vasco Rossi, ma comunque sia Vasco si avvale comunque di grandi musicisti, tra questi troviamo Andrea Braido alla chitarra, che nel tour di Liberi Liberi veramente farà dei grandi numeri. E ho notato che c'è anche un secondo chitarrista nel tour. Sicuramente è stato preso come turnista, però non so chi è, e avevo la curiosità appunto di saperlo. Se qualcuno di voi mi sa dire chi è questo chitarrista, mi fa un favore. Come sempre, ho trascritto la tab, quindi trovate sul mio blog appunto la tab che ho trascritto. Trovate qui sotto la descrizione del video i link. Detto questo, direi di iniziare. Domenica Lunatica, Vasco. Vai con il tutorial. Ok, vediamo l'intro. Quindi stoppare la corda di La e di Re, mentre sulla corda di Sol niente palmute. Adesso vediamo la strofa e il ritornello, quindi distorsione, strofa, e ritornello. Allora, strofa, abbiamo Re, otto accordi di Re, Sol, La e ancora Re. Vediamo la ritmica. Sul ritornello abbiamo power chord di Fa diesis, poi palmute, Sol, Re e poi La, che si può anche suonare così. Come preferite. Quindi rivediamo dall'inizio. La seconda strofa si apre con l'arpeggio, quindi torniamo con il suono clean. Quindi abbiamo Re con il miccantino, quindi diventa un Re nona. E abbiamo un Fa con Re al basso. E troviamo ancora il miccantino, quindi viene presa la settima, quindi lo possiamo vedere come un Fa settima con Re al basso. Poi Do nona. E anche qua poi viene preso il miccantino. E Sol, che diventa Sol sesta perché anche qua troviamo ancora il miccantino. Quindi così. Quindi
poi torna la distorsione ed hai ragione. Ecco, questa volta qui ci faccio invece... Arriviamo all'inizio. Adesso vediamo l'assolo, parte con armonico. Quindi. E poi. Continuiamo. Andiamo avanti. Dice questa scala veloce. Finale. Col bending raggiungere questa nota. Che qua. Dopo il ritornello poi ritroviamo la parte dell'intro. Quando dice uscirò dalla tua vita talmente piano che quando ti sveglierai non te ne accorgerai, vedrai. Quindi re, sol, la e re. Ritroviamo il ritornello. Quindi poi sull'accompagnamento del ritornello parte la seconda chitarra, quella solista. Quindi. O se no, bending. Ancora. Poi viene risuonata la parte dell'intro, questa volta con la distorsione, quindi direi di passare direttamente alla parte finale, quindi chiusura del brano. Quindi power chord di re e di fa. Quando passiamo dal
power chord di re a quello di fa, bisogna scivolare sulle corde. E poi sol, fa, re. Bene ragazzi, abbiamo visto anche questo storico brano di Vasco Rossi, Domenica Lunatica. Se vi è piaciuto il video vi chiedo di mettere un like e di iscrivervi al canale se non siete ancora appunto iscritti. Ci vediamo al prossimo video, vi aspetto, ciao!